Ciao ragazze, eccomi tornata con un nuovo video che sicuramente sarà più interessante dell'altro, che era una semplice rappresentazione. Chi ha visto il video precedente sicuramente saprà che è un canale che ho aperto da poco, infatti questo è il secondo video che carico e che registro, e ho deciso di iniziare con questo genere di video perché penso che sia uno dei video più apprezzati, perlomeno a me piace guardarlo negli altri canali delle ragazze, ed è il video dei saldi. Sì, perché i saldi sono iniziati da 5 giorni più o meno, no 4, perché oggi è martedì, sono iniziati nella mia città, sono iniziati sabato, ed è stato un delirio. Un delirio, una cosa. Io non ho mai visto quello che ho visto quest'anno. Premetto che non sono stati tanti gli acquisti che ho fatto adesso per il momento, perché non ho avuto molto tempo per andare in giro, però sono andata sabato e era il delirio, quello, vi ripeto, ho visto cose pazzesche, gente buttare per terra i vestiti e camminarci sopra, gente che si prendeva a gomita, cioè, pazzesco. E infatti io odio quando è così, perché non riesci a vedere bene le cose. Sapevo che andarci il giorno stesso in cui iniziavano i saldi sarebbe stato non molto conveniente, però è anche vero che se non vai all'inizio poi non trovi niente. Già quest'anno secondo me i saldi sono stati un flop, nel senso che molti negozi hanno messo fuori vestiti vecchi in saldo, mentre vestiti che delle nuove collezioni sono rimasti gli stessi prezzi. Allora, non mi dilungo più. Allora, io oltre a adesso che sono iniziati i saldi, avevo iniziato a vedere anche qualche altra cosa la scorsa settimana, subito dopo, prima di Capodanno. E ho visto, sono andata da Telly Whale, non lo so come si dice, sbaglio sempre, faccio sempre delle gaffe comunque, e ho preso questi jeans belli, che hanno queste cuciture qua, un po' di strappi vari, e poi hanno il particolare che hanno la cerniera qui giù e dietro sono semplici così. Non c'è più il cartellino perché li ho già messi e li ho pagati, stavano già in sconto, quindi il 50% da 39,90 li ho pagati 19,99 euro. Poi, sempre da Telly, ho preso questi stivaletti molto carini, anche questi senza etichetta perché li ho già usati, sono bellissimi e sono caldissimi, hanno il pelo anche dentro. Li adoro, li ho già messi e non riesco a toglierli perché sono troppo comodi e caldi e vanno bene anche per guidare, quindi perfetto. E però questi li ho presi, non erano in sconto, non so se adesso li hanno messi, comunque li ho pagati 19,99 euro anche questi. Poi sono andata a un altro negozio nel centro commerciale vicino a casa mia, che prima si chiamava Cliché, adesso ha cambiato nome, si chiama Bella Bijou, e ho preso questi orecchini fantastici che sembrano di pizzo sopra e sono fatti così, sono bellissimi, e questi li ho pagati sempre a prezzo pieno, 4,95 euro. Poi ho preso da The Zenis, il giorno dei saldi, ho preso questa canotta, ho preso poche, avrei voluto prendere molte più cose, ma purtroppo, vi ripeto, era impossibile, perché poi le persone si mettevano a parlare davanti agli stand, c'era il delirio, allora ho piazzato il mio fidanzato a fare la fila, e nel frattempo ho preso un po' di cose, ma sono riuscita a prendere poco perché, vi ripeto, non si capiva niente. E sono riuscita a prendere questa canotta che mi piace tantissimo, così, è fucsia, un bel punto di fucsia che ha tutto il pizzo sopra e anche sotto, e questa l'ho pagata da 9,90 euro 4,95 euro. Sì,
Molto bella, pure da mettere sotto un cardigan. Sono molto carina. Ho preso questo cardigan che indosso adesso, che è tutto con le paillette, semplice nero, così, il collo così. E l'ho pagato da 20 e qualcosa, l'ho pagato 12,95 euro. E poi sempre da The Zenith, però mi è stata regalata la Befana, cioè la mamma del mio ragazzo per la Befana, l'ho ricevuto proprio oggi. Questa bellissima, penso sia vestaglietta, sì, che è morbidissimissima, l'adoro. È troppo, troppo, troppo morbida. Così, ha il laccetto e come si chiama? La corda, diciamo, e poi è particolare che ha queste orecchiette nel cappuccio. È troppo bella, è stupenda. Non vedo l'ora di metterla perché è caldissima, è caldissimissima. Mi piace troppo. E infatti, io avrei voluto metterla per uscire, ma non è proprio il caso perché è proprio un colore rosa chiaro da camera, diciamo. E penso che ho. Ah, un'altra cosa che ho comprato con i soldi in un negozio che vende borse ma non firmate è stata una borsa che io ho una fissa per le borse, cioè ho una fissa sia per le borse che per le cover, ma per le borse cioè, ne ho tantissime, tantissime e le adoro io, a parte che per me è un accessorio fondamentale, senza borsa non esco di casa. Ma cioè non, quando vedo una borsa bella non riesco a non prenderla, proprio devo prenderla, ho bisogno di quella borsa. Già mi immagino con un outfit con quella borsa, di me che va in giro con quella borsa e quindi devo prenderla. E ho preso questa borsa che non è firmata. Io piacciono le borse fatte bene, cioè un accessorio importante, quindi una borsa come si deve, buona. Però anche delle borse un po' così, perché tutti i giorni io veramente le distruggo, nel senso che appunto non esco di casa senza borsa, quindi pure se devo fare la spesa a 5 minuti di casa mia mi serve la borsa, la butto in macchina, cioè mi dispiace usare le borse buone, tra virgolette, così. E quindi ho anche un po' di queste borse così andanti, un po' per tutti i giorni. E ho visto questa borsa che mi piaceva tantissimo, il modello, penso che il modello proprio originale sia stato creato da Stella McCartney, penso, se non sbaglio, non lo so se sto sbagliando, comunque mi piaceva tantissimo ed è questa borsa qui che ho già riempito, fatta in questo modo, cioè bellissima, si può portare sia così che ha il taschino anche dietro. E anche la cordicella. L'avrei voluta nera, ma non c'era, era finita e quindi l'ho presa così, che è un grigio, forse anche meglio perché in base alle mie cose l'abbino anche di più. Poi nera ne avevo già un'altra e quindi, ma è bellissima, è morbidissima, è fatta veramente veramente bene. E questa l'ho pagata 20 euro. Niente, penso che spero che questo video sia stato più divertente. Come sempre, se vi va mettete un mi piace o comunque iscrivetevi al mio canale se volete continuare a guardare i miei video. E niente, io per adesso vi mando un grosso bacione. Ah, fatemi sapere anche voi che cosa avete comprato con i saldi perché sono super curiosa. Un bacione e buonanotte.